flessioni delle mani, flessioni fatte per abbassare Siano, sia a San Pietro che a San Paolo, e poi tutto è stato ricostruito, e invece lei mi stava per chiedere come mai quella parte non è stata dipinta, nel senso che il nostro legno così semplicemente il nostro legno così è sbozzato volumetricamente, per la rifinito pittoricamente, ma siccome saltava la giocata di oggi, ecco, noi ci siamo presi un po' più di respiro per far lavorare anche le maestranze completamente separate. Poi in queste parti dove ci sono Enzo, alcuni elementi in nastro e queste parti la cornice. Ma ancora completato, ma ci siamo venuti questi giorni per farli lavorare insomma in modo più completare. Ad ogni modo bisogna riconoscere che hanno fatto un lavoro di greggio, e in poco tempo. Questa è la parte di affettonare, non so se è questa è bellissima questa sala, una dolcetta. Io ho notato invece che qui le statue sono state collocate esattamente nella posizione precedente. Qui ci sono gli angeli, non so se avevamo mai detto, ma ho fatto il giro della scansione laser, abbiamo preso i punti nodi che sono stati montati, l'abbiamo riposizionata nella stessa quota relativa rispetto al cielo verde. Allora, una cosa particolare è che comunque anche questi doppi punti, come se si sta a distanza, già non si notano più. La Soprintendenza Speciale di Roma, dopo il crollo del tetto di San Giuseppe dei Falegnami il 30 agosto del 2018, è intervenuta immediatamente e questo ha reso possibile il restauro, il recupero e la ricollocazione del prezioso soffitto ligneo a tempo di record. Ma questo grazie all'attività di coordinamento fra i funzionari della soprintendenza, lo storico dell'arte Urcioli, l'archeologa Baumgartner, l'architetto Oliva Muratore, insieme all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro nella persona di Paolo Scarpitti e insieme anche agli uffici del Vicariato nella persona di Don Pierluigi Stolfi. Questa sinergia, questa collaborazione è stata straordinaria, ma soprattutto è stato estremamente importante il recupero stratigrafico dei frammenti del soffitto che è crollato a terra. In questo modo è stato possibile ricostruire come un enorme puzzle questo manufatto straordinario realizzato all'inizio del Seicento su disegno del Montano ed è stato possibile ricollocare al centro il bellissimo rilievo raffigurante la Natività e i rilievi laterali raffiguranti San Giuseppe e il Bambino e la Sacra Famiglia. E comunque nel complesso il 90% di tutte le porzioni figurate di questo manufatto sono state recuperate ed è veramente un peccato che a causa di questa emergenza oggi non sia possibile festeggiare San Giuseppe nella chiesa dei Falegnami di nuovo riaperta al pubblico, ma sicuramente entro l'anno riusciremo in questa bellissima impresa. Beh, è commovente poter tornare quassù proprio oggi che è la festa di San Giuseppe e ammirare il restauro perfetto che è stato eseguito in un tempo veramente molto breve, almeno secondo gli standard ai quali ero abituato in altri cantieri. Me ne compiaccio vivamente. Dispiace che oggi non abbia potuto venire il pubblico che si attendeva, come già nell'apertura natalizia, ma è soltanto rimandato, perché immagino che, e speriamo tutti, che nella ricorrenza magari del 1° di maggio, nella quale anche ricorderemo San Giuseppe Lavoratore, le persone possano accedere a questo che è un cantiere oramai quasi in chiusura per quanto riguarda tutto il cassettonato, i lacunari sono perfetti. E poi dà la possibilità, come dicevo, di poter vedere anche la sequenza della genealogia di Gesù secondo il Vangelo di Matteo, che comincia di là con Noè, continua con tutti i patriarchi citati dal Vangelo, appunto, e approda finalmente a San Giuseppe, che qui è rappresentato in questo modo così singolare: da una parte ha la verga fiorita, dall'altra invece
tiene l'anello nuziale da offrire a Maria. Oggi oltretutto è anche la festa dei papà e ricordarli tutti quanti davanti a questa immagine diventa un motivo ulteriore di benedizione in un tempo decisamente difficile nei quali c'è bisogno di tutta la loro energia, del loro ottimismo, della loro forza per guidare la famiglia.